Vi parlerò della struttura della nostra esistenza, alias del nome segreto di Dio. Quando noi abbiamo un'esistenza che è costruita esattamente da una legge, quella dell'unità, una ettrina composta da 10 elevato a 0, che è uguale a 10 moltiplicato 10 elevato a meno 1, allora abbiamo un ciclo unitario assoluto che è dato da 100, come la sezione assoluta 10 al quadrato, più 3 al cubo, che è tutto il volume sulla base trinitaria del volume stesso. È una somma di indici che corrisponde chiaramente al prodotto tra le potenze 100 e 27 basate sullo stesso 10, prodotto che combina il fronte 10 elevato a 100 con il flusso 10 elevato a 27 nella somma degli indici 100 più 27 come 127. Ora, è evidente che noi abbiamo una cosa fondamentale, che questo è un valore sulle tre linee x, y e z. Se noi vogliamo considerarlo come un flusso lineare su una linea sola, dobbiamo dividerlo per 3, in modo da considerarlo nel terzo del sistema trinitario tridimensionale dello spazio. E allora 127 diviso 3 determina il risultato di 42 più un terzo. Questo terzo è la figura di un solo asse sui tre che esistono, mentre invece il valore relativo è il 42, che corrisponde alle cifre del nome segreto di Dio secondo la Cabala degli ebrei. Ora vedete, quando noi abbiamo il valore unitario di 127, noi possiamo sì ridurlo a un terzo, ma se non vogliamo perdere nulla, simultaneamente dobbiamo anche moltiplicarlo per 3. E 127 moltiplicato per 3 fa 381. Se noi teniamo presente quindi simultaneamente per un terzo il 42 e per tutti e tre i valori il 381, noi abbiamo un nome che ha 42 cifre, ma che deve avere un contenuto numerico pari a 381 nelle lettere dell'alfabeto, di un alfabeto che abbia esattamente 21 lettere, perché tutto lo spazio 7 percorso dal 3 nel 10 deve essere a livello tridimensionale, quindi deve essere 7 più 7 più 7, 21, e solo le 21 cifre, lettere dell'alfabeto italiano sono idonee a rappresentare la totalità. Ora, sappiamo che quello che dà il suono nella voce sono le vocali, e invece le consonanti sono un suono secco che ha bisogno di essere prolungato per essere comprensibile. Ebbene, se noi abbiamo la necessità di un ciclo 10, lo dobbiamo esprimere in vocali. E quali vocali esistono che abbiano la forma di un ciclo 10 se non la O? Allora dobbiamo avere 10 O in rappresentanza del ciclo assoluto 10 che regola tutto il nostro sistema. Questo 10 si deve muovere esattamente di 10 e si muove inizialmente creando il mondo in 7 giorni. Poiché l'inizio dell'alfabeto è la lettera A, dovremo avere 7 A. Di conseguenza ne rimangono solo 3 per arrivare a 20 e devono essere la lettera E, la lettera I e la lettera U che si presentano une nella trinità del loro essere. Ora vedete, il 42 ha una ragione proprio biblica legata ai 6 giorni di lavoro e al giorno di riposo. Perché se noi trasformiamo questo lavoro nel lavoro fatto dal suono e il riposo nel silenzio, e abbiamo 6 nomi pari ai 6 giorni di lavoro,
però in cui ogni nome sia composto da 6 lettere al lavoro e una di riposo, e quindi sono 7 per ciascun nome, la combinazione 6 per 7, 42, mostra tutto il modo per combinare il lavoro con il riposo. E dobbiamo avere 42 cifre, però espresse solo da 36. Perché? Perché 6 cifre devono essere i 6 silenzi alla fine di ogni suono, di ogni nome, composto da una media di 6 lettere. Bene, allora, essendo 36 ed essendoci 20 vocali, dobbiamo avere 16 consonanti, esattamente quanto quelle dell'alfabeto. Ora dobbiamo però tirare in ballo il terzo principio della dinamica, di azione e reazione, perché ogni cosa nella nostra realtà è relativa. Quindi avremo in atto delle dimensioni che esistono, ma che non si vedono. Si vedono in quelle che non lavorano. Noi per adesso disinteressiamoci delle lettere, però dopo le dovremo riagganciare al numero. Tutti i numeri delle lettere sono, escluse le vocali, il 2, il 3, il 4, il 6, il 7, l'8, il 10, l'11, il 12, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, 20 e 21, per un totale di 184. Ebbene, quelle che lavorano sono 100, ma si condizionano a un valore reale dato da 2 alla quarta uguale 16, tanto che il 16 nel 100 si sposta di 84, però vale un 100. Serve a evidenziare interamente l'altro 100. Infatti la somma delle lettere viste in relazione a quelle che non si vedono è data dai valori 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, il cui totale è esattamente 100. Quindi le lettere che noi vediamo al lavoro compiono il 100% del lavoro, perché arrivano al totale 100, riempiono tutta la sezione trasversale. Perché? Perché abbiamo evidenziato solo queste? E perché sono quelle che non sono unitarie, perché quelle veramente unitarie, che le abbiamo tolte di mezzo, sono la dimensione 2, perché è quella unitaria del nostro sistema binario, elettro come un mezzo, magnetico come un altro mezzo, materiale e antimateriale, sono due mezzi. Quindi il valore 2 è valore unitario del nostro sistema binario. Il valore 3 è il sistema unitario dello spazio. Il valore 6 è il valore unitario dello spazio complesso che va da meno 3 a più 3. Il valore 7 è lo spazio del 3 che nel 10 si sposta interamente, del 7. Il valore 8 è l'intero spostamento della realtà spazio-temporale da meno 4 a più 4. Il valore 17 è quello che si poggia sulla realtà a quattro dimensioni, vista nel suo ciclo unitario assoluto, dato da 4 diviso 4, che è 1, più 4 per 4, che è 16, quindi 16 più 1, 17, 17 è il ciclo unitario, e quindi è quello che lavora, non lo vedremo. Il 20, certo, è il ciclo unitario di tutto lo spostamento 10 del 10, quindi non vedremo la V che corrisponde alla lettera 20 e non vedremo nemmeno la Z che corrisponde alla lettera 21, che esprime poi il complesso di tutto quanto. Quindi noi vedremo tutte quelle che non sono unitarie ma sono secondarie. Quelle che vedremo saranno dunque 8. Però lavorano nello stesso modo? No, non lavorano nello stesso modo, perché qui abbiamo ancora all'interno dei valori unitari,
nel tempo singolo. E quali sono? Sono la 4, che è la realtà unitaria nello spazio-tempo, sono la 10, che è il ciclo assoluto, sono il 10 più 4, come la loro somma unitaria della realtà 4 che si sposta interamente, sono il valore dello spazio-tempo legato al ciclo 10, che è intero come spazio 10 e come tempo è il dimezzamento del 10, quindi 5. 15 è il valore unitario dello spazio-tempo. Essendo valori unitari, noi li vedremo con una sola lettera. Se questo è il nome di Dio, chiaro, perché se questo è il nome che corrisponde alla struttura che regge e governa tutto questo sistema. Ebbene, a questo punto dobbiamo chiederci, e quelle che lavorano in modo associato, cioè, quanto lavorano? Possiamo solo fare un po' di calcoli. Abbiamo visto fino adesso tutte quelle che lavorano a livello unitario. Possiamo farne la somma. Quando facciamo la somma e vediamo che questa somma corrisponde alla quantità di 213, sapendo che il valore totale deve essere 381, noi abbiamo chiaramente l'indicazione che il valore che dovremo avere sarà dato dalla differenza tra 381 e 213. Quindi noi dovremo avere 4 lettere che lavorano in un modo associato raggiungendo il valore complessivo di 168 unità. Devono lavorare però occupando tutte le posizioni che non sono state occupate dalle altre, perché se dobbiamo avere un valore 16 in cui 8 lavorano, però solo 4 lavorano per un tempo, le altre 3 devono lavorare per il triplo, è evidente, no? Allora, per sapere quanto ciascuna, lo possiamo sapere attraverso il totale. E la combinazione unica possibile a questo punto è soltanto questa. Ed è poi unitaria. 11 più 11, che con il 22 dà l'unità complessa del ciclo assoluto. Il valore espresso 5 volte, del 12, che arriva a 60, che è il tempo che si presenta nella nostra natura in 60 sessantesimi. E poi dobbiamo avere il 16 più 16, che è il 32, che usiamo anche nel mondo digitale, quando usiamo 32 bit e li dividiamo 16 in orizzontale e 16 in verticale per ottenere poi 256 caselle a cui assegnare dei valori. 32 è 2 elevato alla 5, ossia è il valore elettro o magnetico del sistema binario, e quindi è unitario e avremo 2 16, ossia 2 lettere R, perché la R è la 16ª lettera. E poi avremo 3 18, perché con 3 18 noi abbiamo 54, che è il valore esatto della candela alla dimensione 10 alla 13 cicli al secondo. 54 è anche tutto il volume, 3 al cubo, 27, che si presenta positivo e simultaneamente negativo, perché 27 più 27 fa 54. E anche il volume dell'onda, che abbia 3x3 come fronte e 6 come sviluppo in lunghezza. Quindi 54 è veramente il valore unitario della luce nella sua intensità unitaria. Quindi abbiamo determinato finalmente la struttura unitaria che dobbiamo avere. È composta da 7A, una D, una E, una I, una L, 2M, 5N, 10O, una P, una Q, 2R, 3T e una U.